cemento, abbiamo fatto tracciamento, abbiamo fatto sanificazioni più approfondite. Ora è vero che c'è chi l'ha fatto meglio e chi l'ha fatto peggio. Allora a questo punto tu governo, non lavarti le mani e controlla lì dove c'è da controllare, ma facci stare aperti e non creare tutto questo allarmismo. Perché se da un giorno, in un giorno si dice possiamo stare aperti e la sera si dice non uscite, ma a che gioco stiamo giocando? Ma tu governo, cosa hai intenzione di fare? Di farci lavorare o no? E allora poi vengono prese delle misure, delle mezze misure, che non risolvono assolutamente il problema. Questo è quello che chiedo, che ci sia detta la verità, che ci sia detto come fare e che ci siano dei controlli perché tutto avvenga nel modo migliore. Noi non vogliamo chiudere, perché come ha detto anche Andrea, gli assembramenti ci saranno da altre parti. Vedrete che ci sarà un aumento di vendita di birra in bottiglia, dove? Nei supermercati. Dove ci si incontrerà? Nelle tavernette, nelle case. Ci si incontrerà da quella parte, lì sicuramente non c'è tracciamento, non c'è controllo. Quindi io voglio che si dia un senso a tutto quello che succede. Questo è basta, nient'altro. Mi sento veramente demoralizzato perché quando adesso apro il ristorante alle 7 per fare la consegna a domicilio, io mi sento... Cioè sono 31 anni che faccio questo lavoro e sinceramente aprire per dare delle pizze a domicilio e con l'asporto e basta, mi sento preso in giro. Niente.